Buonasera a tutti. Zitto. Dalla squadra dei One. Noi, a differenza di altri, vorremmo farvi divertire. Il nostro scopo stasera è di farvi ridere. Un po' di sketch animati. Grazie. No. Sera. Tangane. Pezzone. No, accanto per un bel attaccato, via. Vista di questa zoccola, non viene mai. Samantha! Samantha! Questa è la lista dei pazienti di oggi. Bene, bene. Oggi è giovedì, c'è anche il gruppo Vardinello. Mamma mia, c'è da star benino. È una molto lunga. Lo vedo. Va bene, via. Vai a aprire a pazienti. No. Questo è il gruppo Vardinello. Sì. Ma che è non ci facciamo riconosce, eh? Fammi stronzi, fammi bravi. Sei di parte. Si può iniziare la prima via, l'appuntamento è la signora Ilona, la vedo? Signora Ilona non la vedo. Come sei bella. Ciao Ilona, salve dottor Tanganelli. Tanzanelli, scusi, come sta? Ma io abbastanza bene. Va bene, appena forma? Sì. Sento un bel fisichino. Eh sì. Senta, io però stasera sono qua a, non a parlare di me. No. Ma a parlare di un problema che ho con mio marito. Cosa è successo? Sa, mio marito era un toro. Facevamo l'amore la mattina dopo colazione. Dopo pranzo, a merenda. Beata lei! Anche 10 volte al giorno. Addirittura. Pensi, lui mi nitriva addosso. Pensi, una volta quando era appoggiato al muro, mi ha tirato anche una coppiola. Per ora le cose sono cambiate. Secondo lei il problema sono io? No, secondo me... No, lei è a posto. Lei è a posto, donna. Lei... C'è da qua sola una cosa. Io vorrei che lei mi dasse una mano. Allora, vorrei che lei mi dasse, una mano a far tornare mio marito il toro di prima. Va bene, facciamo una cosa. Appoggiati sul lettino. No. Ma ti stai facendo? Se tuo marito ritorni un toro, partiamo dalle olie. Stai a fare Pasqui? A che fase stai? Mettilo via, devi metterlo via. Che fase stai te Pasqui? Che fase stai Pasqui? Io sto direttore, parlo io, ragione io.
cazzo, che fase stai te? Non ho per cazzo, metti via, dai. Allora, certo che questo video dell'accoglienza fa vedere... Ma dottore, se dovevo da menà, mi romper cazzo anche te, dottore. Faccio un saluto da mio, dottore, non rompere i coglioni, eh. Non è il bacino, eh. Allora, senta, anche un gran puzzo di merda. È strana questa cosa, perché... Mamma mia, non sono passata rampi, te. No. Vabbè, andiamo avanti. Tocca Rosina e Pamela, mamma mia, dalle sopere. Signore Fiango, gestore libero. Grazie, grazie. Sì, cazzo. Oh, signora, come sta? Più bella, ma io facciamo più bella, eh? Dottore, quanto tempo? Tanto, davvero. È sempre un bell'uomo. Anche lei, ma ti dirò un po' meno, Sai, abbiamo avuto un problema. Sì? Non vorrei si sapesse in giro un paese. Problema di che natura? Ci servirebbe la pillola del giorno dopo. La pillola del giorno dopo? Sì. Come mai è incinta? Sì, sì, sono sicuro che è rimasta incinta. Oh, dottore, mi ha preso al buio! Zitta! Ma vabbè, grazie, ci raccomando, eh. Ma che non si sappia in giro, mi raccomando. Ci rovina, il paese è piccolo, la gente mormora. Se la prenda subito domani mattina, dopo colazione. Ma mi raccomando, la prenda, perché potrebbe nascere una cosa strana. Questa è la ricetta. La ringrazio. Mi stia bene. Anche lei, dottore, una bella sposa. Zitta, insomma. Ho fatto bene a essere la pillola del giorno dopo, ma vorrei sapere chi l'ha trombata il giorno prima. Non voglio sapere cazzi, eh. Non si può fare, basta. Ti ho detto che non si può fare. Qua stai con me e giro io. C'è puzzo di merda. Ma non mi interessa, dovete già stare composti. Non ne esca, c'è un puzzo di merda io. C'è lo strozzolo. Ma se c'è troppo un po' di strozzolo a mano dentro il baratto. Voglio chiedere la ricetta per l'oculista. Come mai? Perché tutte le volte vado in bagno, faccio questi stronzi di vita e mi viene da piangere. Vuole andare, perché non mi sembra il caso. Te la preparo, ragazzi. Oh, meno male, è andato via, dai. Puzzava di merda. Apri un po' la finestra. Apri un po', da un po' d'altro. No, Pasqui, non la devi aprire, devi star composto. Stiamo in comunità, dovremmo cambiare. Da star composto, Pasqui. Ma c'è una volta. Rosario. No, Rosario, prego. Oh, buonasera. Oh, Rosario. Buonasera, dottore. Sta a posto. Come va? Esci avanti, ma oggi è un po' una giornata strana. Ho visto. Però, Dottore, un problemino. Conosci? Quando mangio le mele, cavo le mele. Quando mangio le banane, cavo le banane. E quando mangio le pere, cavo le pere. E te fa nausea, prova a mangiare un po' di merda. Un consiglio, grazie. Siamo messi qui con quei ragazzi della comunità. Però c'è Attilio. Sì, manca il signore Attilio. No. Buonasera, dottore, buonasera. No, insomma, è dure si tocchio. Allora, dottore, io sono un problema. Io sento sta voce. La sento? A me fumigarla più. Perché? Perché voglio cominciare a cantare. Voglio entrare in un coro canoro e voglio diventare famoso. Ho capito, ma... E questa voce un va bene. Non va bene, fa non va bene, ma... Non lo so. Ma a livello fumo, fumi? No, un fumo. Ma voce sì senza fumo. Un fumo. E mangio? Mangio bene, regolare, cavo regolare. Tutto preciso. Bisogna trovare il punto di vista. Lo so. Patologia, questa è una brutta patologia. Lo so. L'amore lo fai? L'amore lo fa. Ora non lo fa perché sono in comunità e... Via, qualcuno l'ha sgalletto, ma non lo sa nessuno.
però io ero abituato 3-4 volte al giorno, ma di brutto proprio, proprio a diritto. Ma c'è qualche patologia? C'ho tre palle. Tre palle? C'ho tre palle, bimbo, c'ho tre complimenti. Palle. Complimenti! Secondo me dovrebbe essere anche un discorso che te facciamo... tanto amore così sforzi anche, capito, con tre palle. Ma mi si gonfia tutto. Sforzi un po' le corde. Cioè, cosa si può fare? Si può levare la palla, tanto te che sei un fenomeno. Tre palle sei un fenomeno. Te ne faccio avere due, metti tutti. E poi si guarda se magari con una palla di meno. Fiamma, fai me, magari l'amore. Si guarda un po' me va. Vabbè, te, allora mi fa l'intervento. Ti faccio l'intervento, vai. Va bene. Via, ti saluto. Grazie. No, dammi la sinistra. Grazie. Arrivederci, grazie. No, non arrivo. Da un po' se il sala d'attesa l'ho levato una palla. Dottore! Come sta? Ora me la può dare la mano, eh? Come va? Senta che voce. Sentito. Tramontate stelle, all'alba vincerò. Cantare l'abbiamo risolto. Sono stato 6 mesi in comunità tutti i giorni a cantare. Quindi a questo punto a me di cantare non è che mi interessa un granché. Però ora esco nella comunità e bisogna che ricominci a trovare come prima. Non è che quella palla si può rimettere? Lì, su, a me le vai, non è che le vai.